l'idea era proprio questa, che fosse un meeting per i bambini, ma che i genitori non avessero l'impressione di perdersi qualcosa fuori, ma di poter far fare un'esperienza bella ai loro figli. Qui puoi lasciarli liberi, nel senso che, cioè, liberi fino a un certo punto, però sai che sicuramente non gli succede niente di brutto. Sicuramente può essere, è una bella cosa, se c'è modo di farli stare un po' insieme ad altri bambini, giocare, lasciare anche il tempo ai genitori per vedere il resto. Meglio organizzato, ci sono più attività distribuite, ottima la pianificazione delle agende, ad esempio, che riusciamo a incastrare le attività nostre con quelle dei bambini, avendone tre, quindi ci sono da distribuire, quindi decisamente positivo. Molto bello quest'anno, bellissimo. Si tornano un po' giovani tutti, non solo anche i ragazzi, ma anche i genitori e tutto, e a guardare anche in prospettiva le cose in un altro modo, come le guardano i bambini, quindi è un bel momento anche di condivisione per le famiglie. Approfittiamo appunto di lasciare i ragazzi qui per vedere noi delle mostre che per loro non vanno bene, insomma. Abbiamo l'area dei giochi da tavolo, che l'abbiamo ampliata molto, perché è un'area libera dove i bambini e le famiglie si possono fermare a giocare tra loro. Abbiamo l'area letture, abbiamo il baby club, che permette ai genitori di lasciare i bambini qualche ora e andare a visitare una mostra, un incontro. E la novità, l'anno scorso avevamo questo grande laboratorio della matematica come gioco, quest'anno si è ampliato anche in italiano come gioco. Svolgiamo dei laboratori per i bambini dell'infanzia dai 3 ai 6 anni. E in questo momento c'è Altisensi, un laboratorio in cui c'è questa insegnante Paola e interagisce con i bambini. Ad esempio, lei in questo momento passa quell'oggetto lì, che è un pupaccio, e i bambini quando glielo passa raccontano di sé, quindi un pezzo della loro vita quotidiana, cosa fanno, cosa svolgono a casa. Il nostro desiderio era proprio questo, di fare un'esperienza bella per noi, che per noi fosse bello venire qui e di conseguenza anche per i nostri bambini, e questa cosa ci sembra che si possa vivere, insomma, che ci si possa fare esperienza di questo.